Nella cornice del Parco Ecolandia ha preso il via la 16ª edizione del Salone dell'Orientamento. A inaugurarlo l'arcivescovo metropolitano Fortunato Morrone, insieme al presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e la presidente della CISME Daniela Rossi. L'edizione di quest'anno avrà un taglio green e si svolgerà all'insegna della sostenibilità. Un'edizione questa che è stata fortemente voluta dalla CISME e dal network territoriale, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l'Università Mediterranea, l'Azienda Speciale Informa Camera di Commercio, l'Università per Stranieri Dante Alighieri e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, supportati dall'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana ATAM. Gli studenti che hanno partecipato hanno avuto la possibilità non solo di visitare i numerosi stand di università, scuole ed enti organizzatori, ma anche di approfondirne l'offerta formativa. La Camera di Commercio poi ha presentato anche il progetto Job in Progress. Presente all'inaugurazione anche il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, insieme ai consiglieri delegati ad istruzione e formazione Rudy Lizzi e Domenico Mantegna. Siamo molto orgogliosi appunto di essere tra i partner di questa importantissima iniziativa che ci tengo a puntualizzare, non è un'iniziativa solo della città di Reggio Calabria e quindi del nostro territorio, ma è un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente estenderla a tutta la regione Calabria. Infatti è l'unico evento che si svolge in Calabria ed è questo il Salone dell'Orientamento che è qui a Reggio Calabria, dove appunto sono presenti tutte le università calabresi e non solo, visto che diciamo, abbiamo chiesto ecco, la collaborazione anche dell'Università di Messina. È un evento veramente molto molto importante dove tanti studenti possono ovviamente ecco, vedere quelli che sono gli orientamenti del mercato oggigiorno per ecco, farsi un'idea di quello che può essere la loro professione. C'è molta presenza di molti studenti, di molti giovani, perché questo evento gli dà la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro. Come ben sappiamo, siamo molto coscienti che il problema del lavoro oggi è un problema fondamentale per il nostro territorio. Quindi grazie anche a questo evento avviciniamo, diciamo, riduciamo le distanze tra gli studi e il mondo del lavoro. Questo evento oggi e domani si terrà presso Ecolandia, che è una location bellissima, c'è molto spazio, ci sono un sacco di momenti durante la giornata tra oggi e domani che arricchiranno proprio questi giorni. È l'occasione giusta per i ragazzi per valutare quello che vorranno fare da qui a breve, una volta finiti gli studi delle scuole superiori, sia in termini di continuità nel percorso formativo, sia in termini di opportunità lavorative. Ci sono tanti stand che offrono anche opportunità di lavoro. Ecco, l'auspicio è che tanti di questi ragazzi ovviamente continuino a studiare e a formarsi nella nostra città. Ovviamente ci sono, come giusto che sia, ci sono anche tante altre opportunità che riguardano altre città del nostro territorio, sia nazionale, e anche opportunità che riguardano l'estero. L'auspicio anche qui è che vadano magari a studiare fuori, ma che presto tornino a studiare e a lavorare nella nostra città. Devo dire che ho riscontrato una forte presenza di stand e di espositori e tanti ragazzi provenienti dal Reggio e dalla provincia. È un evento unico nel suo genere e tra l'altro uno dei più grossi del Sud Italia.